Buongiorno a tutti, sono Michele Danca, mi occupo di insegnare elettronica e fonotecnica al NAM di Milano e oggi siamo qua per cercare di capire come si fa a saldare un cavo microfonico. Il materiale di cui abbiamo bisogno è naturalmente il saldatore, un paio di forbici, un sostegno, il connettore e naturalmente lo stagno. La prima cosa da fare è quella di smontare il connettore, che è costituito da tre parti. Ecco, primo. Secondo, che è il fermo. Il guscio e il contenitore dei repoli. Ora applichiamo parte posteriore che fermerà il cavo direttamente nel cavo stesso. È un'operazione che conviene fare subito perché così si evita di dimenticarselo dopo. La seconda operazione è quella di eliminare la guaina che protegge i refoli. Ecco. Qua abbiamo tre conduttori, la massa che è scoperta, il più che è il rosso e il bianco che è il meno, ho detto anche cold. Bisogna, con la stessa delicatezza che abbiamo utilizzato prima, isolare la protezione dal conduttore stesso. Primo. Facciamo la stessa cosa con l'hot. Mettiamo un'incisione, poi estraiamo. Ecco, perfetto. Una volta che abbiamo liberato con il conduttore della guaina, fissiamo sulla morsa il cavo, cerchiamo di stringere il più possibile il rame che costituisce il conduttore, dopodiché facciamo sciogliere un pochettino di stagno sopra i tre elementi. Ok, togliamo l'eccesso, perfetto. Ora liberiamo il cavo, che sarà pronto per la fase successiva, e facciamo lo stesso per i refoli del connettore. Procedere, bisogna sciogliere un pochettino di stagno su i conduttori. Con pazienza, eccoci. Possiamo agilizzare l'operazione orientando il connettore. Eccolo. Qui facciamo l'operazione. Una volta che abbiamo finito con questa operazione possiamo procedere a saldare. Quindi l'hot verrà saldato al pino numero 2. Con delicatezza facciamo in modo che si sciolga lo stagno. Il primo pino, poi il cosiddetto meno oppure cold sul pin numero 3,
fare. Qui siamo meglio il connettore, ecco. Poi delicatamente facciamo sciogliere lo stagno. Perfetto. Orientiamo. Piccolo fermo, ecco, e adesso in ultimo la massa al pinno numero 1. Ecco, liberiamo. Ecco qua, questo è come normalmente appare una volta che l'operazione è terminata. E adesso procediamo praticamente a rimontare il tutto. Mettiamo il guscio del fermo, ecco, facciamo corrispondere i due segni che ci daranno l'orientamento per facilitare l'operazione è conclusa. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo e se volete saperne di più venite a trovarci qua a scuola. Ciao a tutti!